Buongiorno a tutti cari amici, spero che abbiate passato buone vacanze, spero che siate tornati a una vita quasi normale o assolutamente normale. Faccio questo video per raccontarvi il mio ultimo progetto musicale, che è un libro che si chiama Piccoli consigli a proposito degli shell chords. Cosa sono gli shell chords? Gli shell chords sono degli accordi che praticamente omettono una delle voci dell'accordo, in particolare la terza voce che è la quinta dell'accordo. Quindi se abbiamo l'accordo di do, mi, sol, uno shell chord è un accordo che sarà composto da do, mi e poi di nuovo do. Un accordo di do settima, do, mi, sol, si bemolle, sarà composto solo da do, mi, si bemolle. Perché viene messa la quinta? Perché intanto è più facile realizzare gli accordi sulla chitarra omettendo questa voce. In secondo luogo perché spesso le melodie oppure le improvvisazioni contengono le quinte alterate, quindi la quinta eccedente o la quinta diminuita, e quindi se chi accompagna non la suona lascia più libertà a chi canta o chi è il solista di turno. E infine perché con questo sistema si creano sulla chitarra delle posizioni che, intersecandosi, creano dei movimenti, degli accordi tra le voci interne che sono molto, molto logici, belli e funzionali, e non come a volte capita ai chitarristi, non passano di palo in frasca, per così dire. Quindi sono dei voicing semplici da realizzare, semplici da memorizzare e che al loro interno muovono le voci in maniera abbastanza interessante e intelligente. E questo è il motivo per cui moltissimi chitarristi li usano. Purtroppo però non è stata mai fatta un'analisi completa di questo sistema di accompagnamento, per cui alcune posizioni degli shell chords, che si chiamano anche guide tones, sono molto conosciute. Altre io non le ho mai trovate nei miei più di 30 anni di studi chitarristici, per esempio i rivolti delle posizioni late, come si intersecano le posizioni fondamentali con i vari rivolti e così via. Ovviamente ogni set di corde ha delle posizioni possibili e quindi, come potete immaginare, il numero di posizioni e di modi di incrociare è molto molto vario e variegato. Davvero un mondo nel mondo della chitarra e dell'accompagnante della chitarra, che peraltro si può usare anche per fini solistici, soprattutto se usiamo il primo e secondo set di corde. Si creano degli accordi molto interessanti che possiamo utilizzare per le improvvisazioni ad accordi o come base per le improvvisazioni a note singole. Volevo raccontarvi, proprio farvi vedere come funzionano questi accordi. Il sol maggiore, quindi, anziché essere sol si re, sarà sol si sol. Adesso vi faccio vedere questa posizione, che in realtà è sol sol si, sto usando un rivolto. Poi il sol con la settima maggiore sarà sol, si e fa diesis, quindi sempre per farvi vedere come si intersecano con la posizione di prima, sol, fa diesis, si. Sol settima sarà sol, si, fa. E sol minore settima, sol, si bemolle, fa. Sol minore sesta, sol, si bemolle, mi. È un sistema molto semplice. Adesso proviamo a vedere come si intersecano questi accordi. Realizzo il giro di sol, cioè sol major seventh, mi minore settima, la minore settima e re settima. Come vedete, la prima posizione è sol major seventh, sol fa diesis si. Poi abbiamo mi minore settima, mi sol re. La minore settima, la sol do. E poi re settima, re fa diesis do. E come vedete questa posizione ha un suono morbido, gira benissimo. Quindi un sistema interessante, utilizzato da moltissimi chitarristi jazz e non solo jazz, anche tutti i bluesmen e i grandi chitarristi di rock blues usavano spesso questi accordi, che è molto facile da utilizzare, è molto facile da memorizzare ed è ha possibilità grandissime di utilizzo perché ci sono moltissimi, moltissimi posizioni e rivolti diversi. Il metodo pubblicato da Jazz Espresso costa 9 euro, se volete prenotarlo uscirà il 30 settembre, infatti, potete cliccare il link nella descrizione del video. Io vi ringrazio, un caro saluto e a presto!